38 e 66 il tecnico, sì. E il 1-2-4 tecnico finora. Ho fatto un calcolo veloce, con tutti gli errori che ha fatto lui ha perso quasi 7 punti di tecnico con i giri negativi, per e cui adesso. Rendi conto, ma adesso, mamma mia, adesso, andiamo uno a dietro vedere l'altro, eh? Javier Fernandez, Brian Orse, Tracy Wilson l'allenano. Ha scelto questa musica di Zorro, una musica che è stata scelta per lui proprio dal coreografo David Wilson. Ricorda un po' Antonio Banderas, eh? Ah sì, hai ragione. Quadro Totolo. E triplo Axel. Triplo Tolu, leggermente sporcato in atterraggio. Applaudiamo anche noi? Assolutamente, ha fatto un programma veramente molto interessante. Qua e là l'ho visto sporcare, perché anche nella presa di una trottola l'ho visto cedere un attimo sulla posizione richiesta. Sembra un po' stanco ed è inusuale da parte sua nel corto. Però ha fatto un programma intenso, devo dire, si vede il lavoro che sta facendo. Ha lavorato tantissimo sul triplo axel, perché era stato il salto che gli aveva dato più fastidio proprio l'anno scorso. Mi sembra che sull'esecuzione del triplo axel sia stato pulitissimo. Guarda, no? la sensazione che ho è che lui esegua i salti con estrema facilità. Lui veramente, adesso spero di vederlo durante il review, vedere come lui, vediamo adesso, stacca questo quadruplo toloop molto ampio, molto alto, a terra, rilassato. Guarda come fa scivolare l'atterraggio, come anche questo. Vediamo qua, questo dovrebbe essere il contro 3, no, era il 3 precedente il triplo axel. Guardate come a terra tiene l'uscita, molto morbido, e viene fuori. Invece questo è il triplo lutz, il triplo toloop, dove nell'atterraggio ha dovuto per forza salvare il salto con un doppio 3. E questa è la trottola dove a un certo punto, forse in questo salto qua, vedi che ha perso un attimo l'equilibrio e poi l'ha ripreso subito.
Allora, stiamo cercando il pelo nell'uovo. Sì, perché è un pattinatore, devo dire, tra l'altro cresciuto in maniera incredibile, veramente tanto. Cioè... Molto. Forse, sai cos'è? Ho visto poco, stiamo sempre parlando del campione, uno dei campioni più grandi che abbiamo in questo periodo, però ho visto poco accelerazione con la musica, molto, lui ha una pattinata molto morbida, ma non vedo che a un certo punto accelera e fa vedere l'esplosione per poi ritornare alla... E poi lui poi è capace, ma dice, certo. Perché lui è un pattinatore veramente incredibile. Secondo me è perché è all'inizio della stagione, deve ancora prendere nelle gambe questo programma. Però... Tra l'altro, guarda, Brian Nelson quando parla di lui dice, se fa solo... quello che sa fare tipo compitino, perché se lui va nella media va sopra gli altri, perché è veramente un patinatore straordinario con grandi qualità per i salti, un po' incostante, perché l'abbiamo visto a volte fare dei programmi pazzeschi e poi il giorno dopo invece rovinare quanto aveva costruito. Però devo dire è un bel programma anche questo, mi piaceva molto anche quello della passata stagione, dove poi gli si rimproverava di somigliare troppo a Brian Orser quando era più giovane, però giustamente dice io sperimento tanti stili e così sarà anche in questa stagione per lui. È giusto, lui sta facendo un grande lavoro su se stesso per quello che riguarda proprio il suo modo con cui si presenta davanti al pubblico. Allora aspettiamo il punteggio. Guarda Brian Orser. Ci spera. Ah sì. Ah, la Gadevanscini prima nello short femminile. Ragazzi, 85-87, 46-41, 39-46. Ha dato due punti sia nel tecnico che nei components a Oda. Corretto, secondo me è corretto. Devo dire, veramente ha fatto un programma bellissimo.